Buondì, sono qui perché non saprei come non esserci quando la scienza e anche la scienza antidemocratica che regna in Italia, la scienza continua a confermarci che una eruzione, ma si parla di quella del Vesuvio, poi ci sono i Campi Flegrei, che il combinato disposto di queste due cose ha come prospettiva l'incenerimento in 20 minuti, nemmeno ore, di milioni di persone. Allora la peste italiana è una peste che dobbiamo battere. Io spero di servire per questo, con voi, non solo per voi, ma per noi tutti. Il problema è invece un altro, e che hanno ostruito in questi ultimi anni le vie di deflusso naturali che c'erano, invece di crearne delle altre. Per cui il problema vero è che è inutile che spostano zone rosse avanti e indietro, perché abbiamo i sindaci tutti d'accordo a dire: ma non ci avete fatto fare la protezione civile. E qua noi 10 anni fa, 5 anni fa potevamo almeno defluire, e mo invece no. Si è costruito che cosa? L'ospedale a mare, Magliate Venne. Quando ho cominciato con i miei compagni radicali a Napoli e non solo, ho cominciato a indicare questo pericolo. Il risultato è che abbiamo esaurito, facendone la fortuna, a tutti i venditori e produttori di corallo, perché è corna, no? Pannella dice questo, è corna, e lo capisco, avrei fatto anch'io così, ma a questo punto devo dire, all'inizio eravamo quasi soli e la scienza non aveva lo spazio di creare la coscienza collettiva, non gliela davano. Allora adesso abbiamo il Presidente della Repubblica che ha scritto un messaggio alle Camere che non avrei saputo scrivere nemmeno io, e lo ha fatto così perché una commissione ONU, che è venuta qua in Italia ha aggiunto pure il 41 bis per Provenzano, per dire a tutte le nostre rivendicazioni: noi non protestiamo, noi proponiamo al potere, al governo. E quindi adesso diciamo che c'era una cosa strana, no? Nessuno lo sapeva, nessuna forza. Adesso abbiamo Presidente della Repubblica trattato in un modo indecoroso, indecente, ignobile, indegno di un Parlamento, perché è un Parlamento peggio di prima, di carattere spartitocratico. Almeno partiti era un'altra cosa, i partiti, con rispetto parlando, spartitocratico, cioè spartiscono tutto. E allora se poi mi dice: ma la destra, la sinistra, ma non è vero che sono uguali, questa è una menzogna, destra, sinistra, qua da noi poi, da quanto tempo me ne occupo, Bagnoli e tutto quanto il resto, sapete qual è la questione? Che non sono uguali, ma sono solamente soci, soci, la società, l'associazione, eccetera. E io credo che davvero, che alla fine la sensibilità popolare che abbiamo dietro di un millennio su questo, credo che davvero è impossibile che si continui a rendere incapaci i napoletani di contribuire in modo determinante a un pericolo tremendo che non è solo campano. Se è vero come è vero che sui Campi Flegrei la scienza ci dice che è il sesto pericolo globale, mondiale, avete capito? Mo' che ha già fatto, non saccio.